Eccoci qui, oggi siamo su Bridal Rush. In pratica dobbiamo, credo, sposarci? Non lo so ragazzi, adesso lo scopriremo insieme. Innanzitutto mi dice di inserire il nome del giocatore, quindi scriverò Dani, ok? E adesso stiamo per iniziare. Oh mamma mia, ma tutte queste donzelle si devono sposare? Ecco, questo livello credo che sia di prova e ci siamo già sposati. Cioè, avete visto il mio fidanzato all'altare? E vediamo un po' adesso cosa succederà. Ah, guardate, ci sono altri utenti che vengono da altre... Oh mamma mia, vi giuro ragazzi che è difficilissimo manovrare. Ecco qui, ci siamo risposati, ma... io mi chiedo una cosa, quante volte ci sposeremo all'interno di questo gioco? Penso 200.000? Allora ragazzi, guardate, questa dovrei essere io e possiamo cambiare anche il look dei capelli. Secondo voi qual è il migliore? Guardate, ce ne sono davvero tanti. Io voglio fare un colore diverso dei capelli, non il solito. E guardate, mi sono messa i capelli biondi con delle sfumature rosa, come la mia magliettina di oggi. E il vostro colore preferito qual è? Scrivetelo nei commenti. Adesso scegliamo un po' l'abito. Oh mamma mia, devo dire che non è che mi piacciono tantissimo, ma credo che quello più bello e adatto ad un matrimonio sia questo qui. E adesso, oh ma, possiamo farla diventare anche uno zombie. No no, va bene così, magari dopo. Lasciate tanti like, così useremo un altro tipo di persona, magari uno zombie. E adesso giochiamo, vediamo un po' cosa succede. Comunque credo sia una gara ad arrivare prima allo sposo, ragazzi. E non è assolutamente facile. No, stavo per cadere. Guardate. No, ho preso delle ali. Non ci posso credere. E guardate, ho anche un mazzo di fiori. Io adoro i fiori, anche se devo essere sincera, non ho tutta la pazienza del mondo per curarli e annaffiarli ogni giorno. Ma poi io vorrei capire, ma come si chiama il mio sposo? Boh, andiamo avanti, vediamo cosa succede. Levatevi davanti, devo arrivare io per prima al mio sposo. Infatti guardate, ho la corona e altre... No, 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 no! Non ci credo, questa volta mi hanno rubato lo sposo. Sono finita nell'acqua. Però non vi preoccupate, adesso riusciremo. Devo dire che più si va avanti e come potete vedere ci sono dei percorsi un po' difficili. Ma se io salto qui arriverò prima di tutti. Prendo il mazzo di fiori, le scarpe. Guardate qui, ci sono. Sono un angelo. E guardate qui, mi sto... Oh. Ma che devo fare? Devo fare il lancio del bouquet! Ho preso 90 gemme, ragazzi! E abbiamo sbloccato un vestito nero. Anche se un vestito nero è più da invitata a un matrimonio serale, non come il mio vestito da sposa. Non ci piace più di tanto. E voi, ragazzi, un giorno vi vorreste sposare? Io sì, e immagino già che la scelta del mio vestito del matrimonio sarà davvero dura, ragazzi, perché sono un po' indecisa ogni volta che vado in un negozio. Quindi figuriamoci al mio matrimonio. Cioè, e poi qui invece è così semplice. Cioè, scegli, clicchi e guardate, mi sposo. Sì, mi sposo, mi bacio. È così che finisce. Comunque vorrei andare a vedere gli altri giocatori. Cioè, uno si chiama Chocolate Thunder Fist with... Hanno tutti i nomi strani. Invece il mio è molto semplice. Cioè, Dani lo possono dire anche gli stranieri. Oh, vabbè, andiamo avanti. Più andiamo avanti e più sblocchiamo dei nuovi vestiti da poter... No, no, ma io devo prendere le gemme. Cioè, l'obiettivo del gioco è quello. Ragazzi, cioè, dovete giocarci perché veramente per me è difficilissimo. Poi lo sapete, io non sono bravissima nelle visuali dei... No, ecco,
nelle visuali dei giochi e quindi combino delle volte dei guai. Guardate, non ne ho preso neanche uno. Cioè, a questo livello ho fatto veramente schifo. Ma il mio sposo mi accetta per quello che sono e quindi mi dà un bel bacio. Mua. Però adesso, ragazzi, cambiamo outfit. Dobbiamo creare un look diverso, un look insolito. Quindi sceglieremo tipo questi capelli qui, tipo con le treccine che si fanno tipo in Africa, queste cose qui. E scegliamo un abito. Sono molto indecisa. Forse questo qui, che ne dite? Verde acqua? Scrivetelo nei commenti. E poi voglio provare lei. Sì, voglio provare ad essere uno zombie. Magari si sblocca qualcosa di diverso. Vediamo, ragazzi, cosa succede. Ho speso le mie gemme e cambierò anche nome. Mi chiamerò Zombolandia. Sì, hashtag, cioè scrivete nei commenti hashtag Zombolandia se volete poi ovviamente la continua. E se vi sta piacendo questo gioco Zombolandia. Che nome è strano, cioè penso che gli altri concorrenti mi prenderanno per pazza. Ma a noi non importa. Ah, guardate, cambia anche lo scenario. Oh mamma mia, ma cos'è successo? Perché c'erano delle... No! Non ci credo, non ci credo. Riproviamoci e concentriamoci. Cioè siamo in Zombolandia, io mi chiamo Zombolandia. E vediamo un po' cosa succede. Prendiamo il bouquet, un altro bouquet. Mi si taglia il vestito. Oh mamma mia. Però guardate, c'è ovunque, qualsiasi cosa mi metta, comunque io mi sposo. D'accordo? Significa che è vero amore, ragazzi. E adesso il lancio del bouquet. Dai, arriva a 100. No, ma non ci credo. Uffa, volevo più gemme, devo essere sincera. Ora proviamo a cambiare corpo e a diventare tipo un clown. Sì, solo che... Oppure divento tutta rossa. Io non ho mai visto una persona così rossa. Vediamo qual è il paesaggio che ci uscirà. Ah no, cioè, ho soltanto... Ma chi è questa? È mia nonna! Ehi, nonna! Ma chi era quella? Sembrava... No, no, ecco. Nonna brutta mi ha fatto perdere. Ma voi sapete chi era quella? Io ho detto mia nonna, ma in realtà non è così brutta mia nonna. Vediamo, dobbiamo cercare di evitarla, ragazzi, perché... Guardate, cioè, cercava di trattenermi e non voleva... Ehi, vattene via! Io non ci posso credere. Oh mamma, lo avete visto anche voi? Ho dato tipo una botta in capa con il mio bouquet di fiori. Adesso glielo do. Guardate. Non mi ha preso. Arrivo, mio sposo. Eccolo qui. Dai, ragazzi, credo di avere un bel vestito. E tranne il colore della pelle, credo che andrà bene. Allora, ora cambiamo un po' outfit. Farò un outfit un po' strano. Ecco, sarò di colore. E poi i capelli. Vediamo. Oh, ma c'è anche il costume da diavoletta, che va benissimo secondo me con questo vestito. Oppure i capelli grigi. Oh mamma mia, così sembro una vecchia di 60 anni. Beh, andrà benissimo. Anche a 60 anni uno ci si può sposare. Quindi vediamo un po' cosa succede. E questo livello è sempre più difficile. Guardate. Oh, ma non ci credo. C'è questa nonna brutta alle scarpe. E io ho saputo evitarla. Oh mamma mia. Sì, lo so che dopo questo video credo che vi verrà da vomitare, perché la visuale è davvero difficile. Però ragazzi, vi consiglio di giocare, perché a me sta piacendo tantissimo. Cioè, mi posso sposare ogni giorno in pratica. Anzi, ogni secondo della mia vita. E ora l'obiettivo è fare... Ma io cosa devo fare per fare 100 gemme? Vediamo, magari se scrivo un nome diverso riuscirò a fare 100 gemme. Proviamo a scrivere... Ragazzi, consigliatemi un nome. Giulia. Sì, Giulia. Giulia è uno tra i miei nomi preferiti. Infatti, mi piace un sacco. E vediamo cosa succede. Io adesso voglio provare a dare un po' di calci alle mie concorrenti. Cioè, mi ha rallentato. Ecco che cosa fa la nonna. Mi rallenta per farmi perdere. E ora ti faccio vedere io. Stanno vincendo le altre. Spostatevi. Vi do... No, 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 sta vincendo la bionda, tipo che si chiama Bad. Non lo so. E io adesso prenderò questo bouquet. Ho preso anche le ali, quindi nonna... Oh, non mi prenderai. Ecco qui, guardate qui come la evito. Oh no, avete visto? Un'altra
No, ragazzi, sto anche piangendo. Io davvero non posso crederci. Si chiama Twix Bond. Cioè, ma è un nome di un dolce. E adesso ti farò vedere io, mia cara. Quello era il mio sposo. Direi di cambiare, ovviamente, un po' di colore alla pelle. E sapete cosa vi dico? Diventerò un avatar. Sì, perché ho la pelle azzurrissima e ci metterò un vestito nero. Cioè, guardate come risalta la pelle di questa ragazza qui. Perfetto. Ah, ma non posso comprarlo. No, ragazzi, ci vogliono 500 gemme. Allora, punterò su un vestito meno costoso. Uffa. Però alla prossima volta, non appena avremo un po' di gemme, lo compriamo. Vabbè, facciamo con questo vestito qui. Andiamo, Giulia. Devi vincere questa volta. Non puoi farti fregare dalle tue concorrenti. Ma guarda questa, Tan. Ah, ma quella da dove è sbucata? No, ragazzi, ma cioè, qua sbucano da ogni angolo. Ora metto io le ali e vi frego. Eccola qua. Ehi, lasciami stare. Ma non ci posso credere. Ehi, dai, dai. No, no. No, ragazzi, cioè, veramente, più vai avanti e più queste ragazze sono spietate. Vogliono a tutti i costi. Io adesso faccio il salto e arrivo prima di voi. Vi faccio vedere, voi volete barare con me? E io baro, non farò tutto il percorso e arroverò. Ehi, perché? Perché non ho più la corona? Significa che c'è qualcuno prima di me. Ok, ho recuperato la corona ed eccomi qui. Ciao, amore mio. Cioè, no, il mio amore è Robby, per ora il gioco è lui. Ci mancano ancora delle gemme per sbloccare quel vestito lì nero. No, avete visto che superpoteri che ho utilizzato? No, guardate, un tipo da... ah! Ok, guarda. Mi sono distratta un secondo ed è successo questo. Però vi giuro che adesso non vi deludo più. Giulia, concentrati. Fai fuori tutte le altre. Dai un po' di pugni a destra e a sinistra e riuscirai. Voi ovviamente nella realtà non date i pugni perché no, non si fa. Però nel gioco si può fare. Perché tanto è tutto virtuale. Vediamo ora cosa succede. Ragazzi, lasciate un bel like per darmi la forza di vincere a questo gioco. E ora, guardate, mi tuffo. Devo centrare e sono arrivata. Anche se sono arrivata nuda dal mio sposo. Cioè il reggiseno in mutande. Vabbè, non fa niente. Mi scusi prete per questa cosa. E ora andiamo avanti. Vediamo cosa accade. Allora, manca sempre poco alle mie 500 gemme per sbloccare quel vestito. E sono curiosa di vedere cosa succede ad un certo punto. Guardate, guardate, mi fiondo. Sull'anello. Ma se ti butti e non arrivi proprio in direzione dello sposo, muori. Ora sì che l'ho capito. Bene, ora non barerò più, ve lo prometto. Però ogni tanto si può barare nei giochi, o no? Voi barate qualche volta nei giochi? Tipo a nascondino, o non lo so, un 2-3 stella. Io ogni tanto mi capita di farlo. Però lo faccio in... cioè, non per cattiveria, ma soltanto perché qualche volta voglio vincere anche io, cioè... No, no, ragazzi, avete visto? Non sono la prima e adesso... Oh, cioè due sono arrivate prima di me. Adesso con il mio nuovo abito sarò la più bella, la più fashion di sempre. Ci mancano ancora un po' di gemme, ma in questo livello riusciremo, sono sicura. Allora, obiettivo del gioco: non sposarci, ma prendere un sacco di gemme. Eccole qui le mie gemme. Solo che è un po' difficile prenderle, ragazzi, perché vi giuro, più va avanti e più questi percorsi diventano un po' complicati. Ecco qui. Però so che ne ho prese a sufficienza. Guardate, ora prendo questi. Poi li mettono proprio... ehi, lasciami stare. Li mettono proprio a livello delle curve. Quindi è anche un po' più difficile. Non importa, io non voglio sposarmi nuda. E guardate qui adesso. Ho 532 gemme. Sblocchiamo quel vestito bellissimo. Eccolo qui. L'ho comprato, ragazzi. E adesso ci faremo bellissime. Creerò la sposa più bella bella di sempre, però mi devo concentrare. Allora, questi capelli biondi mi piacciono un sacco. Vediamo il corpo. Ragazzi, secondo me lei adesso è bellissima. Credo che sia la più bella che io abbia mai creato e la chiamerò Belle. Sì, come quella di Belle e la Bestia. Belle. E
Giochiamo, ragazzi, lasciate tanti like perché adesso inizia la sfida più potente. Guardate, sono forti. Ehi, Bella, dove? Ora ti faccio vedere io. Ora mi tuffo e vado dal mio sposo. Ecco qui, ho vinto, anche se senza quel vestito, che ho pagato una cifra di soldi, ma adesso... No, ragazzi, ho perso, però adesso vinco. Voi perché? Sto perdendo perché voi non avete ancora lasciato tanti like. Eccolo il vestito che abbiamo pagato tantissimo. Guardate qui, spostatevi tutti, sono la prima, ho le ali, sto vincendo. Non ci posso credere. Finalmente ce l'ho fatta, io lo sapevo. Voi vi dovete iscrivere al canale per vincere questo livello. E mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciate tanti like perché potremo sbloccare dei percorsi lunghissimi per arrivare all'altare. E noi ci rivediamo domani in un prossimo video. Ciao!